Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su The Division 2 chiamata Divisione Adrian. Allora, qua siamo alle porte di una, addirittura una missione principale. E allora quasi quasi direi di no, nel senso che comunque, come posso dire, non so se farla questa missione principale. I servizi principali sono parecchio lunghe e comunque vorrei ancora livellare un pochetto. E vorrei livellarlo facendo una missione secondaria. So, livellare un poco per poi, insomma, essere a un livello abbastanza alto e potermi, insomma, giocare tranquillamente questa missione principale. Mentre cosa c'è? Ancora cose da saccheggiare. Io ogni volta che passo di qui trovo delle robe da prendere e quindi va bene, passo di qua. Ora io mi sto dirigendo verso il posto, insomma, della missione secondaria. Non so se sarà quello che farò, perché intanto io ci vado, poi magari incontro qualche altra cosa, qualche altro nemico, insomma, quindi potrei incontrare altre cose, ecco. Quindi io mi ricordo qua, credo ormai 2 puntate fa, sì, 2 puntate fa me la vidi parecchio brutta. Aspetta che c'è. Ah, pensavo fossero amici che avevamo bisogno di noi. No, è tutta gente che ha bisogno di morire. Ole. Oh, a posto. È bello avere un caricatore ampio, io ribadisco sempre questo discorso. Ah, oh, ma mi dà la vita sta cosa di. Il caricatore ampio a sta maniera mi dà la vita. Ma io dove devo andare? Ah, per di qua, giusto? Sì. Il GPS. Aspetta. Ah, però non voglio. Ah, sto incontrando gente. Sto incontrando gente. Io vorrei andare a fare questa missione, onestamente. Non vorrei perdere troppo tempo con. Vagante? Che vuol dire vagante? Ma c'è nessun altro? Ma tu dei ninja? Ok. Poi. Qualcun altro? Se ne va, vabbè, se ve ne andate. Ah, no, tu non te ne vai. Ok. Lo scudo non ti protegge alle gambe. Quello va lì. Ciao. Noi andiamo verso la missione. Nel frattempo ricarichiamo l'arma. E incontriamo altra gente qua. È trafficata sta zona, devo dire. Cioè, ogni 2x3 incontriamo qualcuno. Però forse stavolta riusciamo a non perderci troppo tempo. Ah, è in avamposto. Va bene. Buono a sapersi. Buono a sapersi, lo libereremo. Questo avamposto lo libereremo. Saccheggio. Allora.
Oppala là. Fanculo la divisione. Non hai scappato. Ok. Dove sta andando? Dove sei? Che fai? Oh, ah. Oh, allora. Ma c'è uno. Meno che gli tiene la mira. Divertiti. Chi è che spara? Agente necessita supporto. Chi è che spara? Ok. Sì, ne hai i tempi di scappare. Olè! E anche questo è andato. Poi. Ah, che ce n'è un altro? Dai. Sì, prendi l'arco, mira bene. Oh, olè. Salve. Dove sei? Olè. Ma comunque sta carabina viola trovata così è una roba incredibile. Efficacissima. Mentre intanto mi prendo una cassa shade. Shade, parapapapa, shade your moving. Shade your movement, io. Perché c'è un saccheggia qua? Ah, questo, ok, me lo prendo. E se non mi sbaglio, da queste parti allora, se ho capito bene, dovrebbe esserci una cassa shade. Oh. Oh, e ci siamo portati a casa un po' di tecnologia shade più dei pantaloni. Vabbè, ok. Tutto molto bello, tutto molto bello. Allora, a sto punto però, ok. Io non saprei. Non saprei qua. Facciamo che stavolta si va un po' in giro, eh. Facciamo così. Qua c'è un avamposto, qua c'è. Mamma, qua c'è cose brutte. C'è cose brutte. Facciamo una cosa. Cos'è? Ah, qua c'è un ingresso sotterraneo, vabbè. Andiamo all'avamposto, abbiamo liberato da queste parti e ci dirigiamo. Scusate un attimo, sono distratto su una cosa. Comunque, ci vediamo un'altra parte. C'è un po' di cassa shade. Ecco, andiamo un po' in giro. Questa puntata un po' così, perlustrazione. Diciamo, inaggio per cogliere acqua. Ah, questa è la missione di prima che abbiamo fatto l'avamposto. Ok, io allora a questo punto. Qua abbiamo lasciato la roba. Qua. Fatto questo. C'è un po' di pioggia, devo dire, c'è un po' di pioggia, non ho notato, quindi andrei verso quella cassa.
Shade. Mamma mia, Bob. Botte. Io vorrei andarmene però da qui, possibile, perché allora di qua si può uscire. Ah, io queste non le ho saccheggiate, scusa. E allora questo, vabbè, lo prendo ma non ci faccio molto. Questo lo prendo ma vabbè. Questi materiali mi ha fatto prendere prima sta cosa, vabbè, questo poi lo vedremo meglio. Questo non me lo fa aprire per motivi a me ignoti, ma vabbè, forse dovevo aprirlo prima e non l'ho fatto, colpa mia, colpa mia. Però ne approfitto per vedere quello che ho pescato, se non mi sbaglio ho pescato. Ah, qua c'è uno zaino livello 11. Allora, danni colpo al 15%, danni fucili precisione. Ah, ma questo qua ci posso mettere le mod. Allora, posso mettere le mod. Avendole le potrei mettere. Vabbè, comunque qua precisione dai, protezione dagli elite, questo è il tactical. Tactical, protezione di lì, cura in arrivo extra, maneggevolezza arma. Questi attributi più, più probabilità di più 38 corazza. Questo mi ebbe pure un bonus ulteriore di corazza. E questo, allora, questo protezione più 5%, protezione dagli elite. Questo potrebbe servire. Comunque, corazza in più, sempre meglio che corazza in meno. Ecco, molto banalmente. Ufficiale richiede acqua. Allora aspetta un attimo. Ufficiale, vuole acqua? Vuole. No, vuoi acqua? Ma io l'acqua non ce l'ho, quindi devo andare in un'altra maniera. Allora, qua. Ah, ecco, la strada me la indicano così, vabbè. C'ho da fare un po' di giro. C'ho da fare un po' di giro. Qua c'è una bella pozza proprio, eh. Sempre quella riga che mi richiama lì. Oh, andiamo, andiamo, andiamo. Un po' di perlustrazione, insomma, ci sta, ecco. Cerchiamo. Come acqua potabile vicina? Dov'è l'acqua potabile vicina? Dove l'hai vista? Ah, intanto devo andare sotto per la cassa Shade. E già è una roba, è una roba. Allora, dov'è l'acqua potabile vicino? Dove l'ha vista? Non. Ok, non. Non riesco a capire dove ha trovato l'acqua potabile vicina, ma va bene. Dovrei scendere, credo, da qualche parte. Sequestro di ostaggi? No, io non voglio sequestro. Non voglio occuparmi. Voglio prendere la cassa Shade. Voglio prendere la cassa. Allora, io devo andare. Vabbè, seguo qua. Come ci dovrei arrivare lì però? Sentiamo. Vabbè. Sono un attimo perplesso.
Io. Aia, mi sono fatto male, forse no. Mamma mia, però che brutto tempo. Questa puntata la chiamerò pattuglia sotto la pioggia. Questo vabbè, saccheggio tutto, poi se ne, poi ne Accordabile rilevata. parliamo. Casa Shade. Sequestro di ostaggi vicino. C'è vicino un sequestro di ostaggi, va bene, ma che ore sono? Quanto è passato? Ah, vabbè, mi sa che a breve bisognerà chiudere la puntata. Oggi così, puntata di ricognizione oggi, ecco, puntata più di ricognizione che altro. Anche se non saprei. Dal rifugio. Potremmo andare al rifugio, qua c'è la porta per missione zona nera, ricognizione zona nera, io eviterei. Qua sarebbe Avamposto alleato vicino. avamposto lato vicino, ho capito. Facciamo una cosa, c'è troppo. Aspetta. Qua c'è una roba. Saccheggia. Granate che non posso portare, va bene. Facciamo una cosa, io direi che è il caso di tornare alla base. Si torna alla base, insomma, torniamo al rifugio là vicino. Magari nelle prossime puntate continuiamo con casse, missioni secondarie, queste cose così. Vedremo. Detto questo, con The Division, con questa serie Division e Adrian. Con il nostro Adrian, insomma, portatore di sani principi, dei vecchi valori della volta e dei grammofoni, direi che per oggi è tutto. Per questa puntata è tutto. Noi ci vedremo, insomma, alla prossima. Quindi, semplicemente, chiudendo nella maniera più brutta possibile, comunque, andiamo al dunque. Saluto tutti quanti voi. E alla prossima.